Allora, ovviamente nazionale per sanità locatore all'avvocato Lucio Barletta, e vi dico perché, eccolo, ce l'abbiamo vicino. Leggi, vieni qua. Lucio Barletta, avvocato dal 1985, titolare di uno studio legale specializzato in diritto internazionale e comunitario e legislazione stranieri, e presidente dell'associazione di volontariato SOS Diritti, che si occupa di tutela dei diritti violati di singoli, gruppi territoriali e minoranze. Ricopre la carica di consulente legale per il sindacato UIL Immigrati di Roma e Lazio e per altre organizzazioni non governative. Già responsabile dell'osservatorio Immigrazione all'interno del tavolo della pace del Comitato Cittadino per la cooperazione decentrata del Comune di Roma, già responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione e Politiche Sociali dell'Italia dei Valori e membro del direttivo del Master di Mediazione Linguistico-Culturale presso l'Università La Sapienza di Roma. Nel 2007 ha ricevuto riconoscimento Mezzaluna d'Oro come avvocato dell'anno. Dal 2011 è nominato membro dell'European Migration Network. Innanzitutto ringrazio il premio, ringrazio il presidente Flavi e il generale Borsetti, il sindaco, ringrazio tutti per questo premio, perché i premi, come diceva Umberto Salva, sono una crudeltà soprattutto per chi non li riceve, quindi io lo ricevo e sono molto contento perché chi vive della propria professionalità e chi soprattutto campa e chi crede nella propria personalità, quindi un premio alla sua professionalità era quello più importante. Io ho iniziato questo, quando ho fatto immigrazione, ho iniziato a fare diritto di immigrazione 27 anni fa, quando ho cominciato ero l'unico avvocato in Italia che faceva immigrazione, quindi ho trovato sinceramente tutti gli avvocati, i colleghi, che dicevano che fai, cosa non fai. Adesso invece il presidente Vaglio spesso mi chiama, il presidente del Consiglio dell'Ordine, per fare i crediti formativi proprio per i giovani avvocati che sono diventati uno suolo importante di avvocati che fanno gli immigrazionisti. Una cosa volevo dire, e chiudo per non tediarvi, noi che facciamo immigrazione non siamo tifosi, non facciamo né il tifo per l'accoglienza né il tifo per i respingimenti, noi studiamo il fenomeno, quindi per noi la cosa che interessa di più è la governance di questo fenomeno, quindi è l'unica cosa che voglio dire, perché molte volte ci tacciano, veniamo accostati da una parte e dall'altra, invece noi affrontiamo questa cosa solo da un punto di vista scientifico, e quindi ringrazio tutti quanti e mi becco subito il premio.